settimo libro della sua storia dall'origine di Roma, lo storico Tito Livio ci racconta che il teatro sarebbe stato introdotto a Roma per la prima volta nel 375 a.C. In quell'anno a Roma divampava una terribile pestilenza e per cercare di placare l'ira degli dei, di cui la pestilenza sarebbe stata appunto il segno, i romani introdussero fra l'altro nella cornice religiosa di una festa anche degli spettacoli, e per realizzare questi spettacoli vennero chiamati dall'Etruria degli specialisti, dei ludiones, come li chiama Tito Livio, che avrebbero insegnato ai giovani romani per la prima volta una pratica di scambio di battute estemporanee in versi e con l'accompagnamento musicale. Quindi questa sarebbe la prima radice straniera del teatro romano. Tito Livio, che è uno dei più grandi storici anche del teatro, dello spettacolo romano, riporta che la sua prima esperienza teatrale a Roma è stata l'esibizione di un gruppo di acrobati etruschi. Quindi la prima espressione è questa, e l'altra è quella che si riferisce al fescennium, che è un'altra parola, forse anche questa di origine etrusca, da cui deriva fescennino. Il fescennino è una forma, un'espressione teatrale, insomma, ecco, che sarebbe lo scherzo, sarebbe il giochetto, il gioco, il lazzo, ecco, il lazzo. Quindi erano degli scherzi improvvisati che servivano appunto per divertire, per tenere lontana la disgrazia. L'etimologia è duplice, potrebbe essere o da Fescennia, che era una città etrusca, o dalla parola fascinum, che significa proprio influsso negativo, ma anche membro virile. Guai. Poi c'è la Tellana. La Tellana viene da Atella, che è una città che sta fra Capua e Napoli. Nella Tellana nascono le maschere, le figurazioni del Pappus, del Maccus. Il Pappus è un vecchio avaro, potrebbe essere quello che dopo diventerà nelle maschere il pantalone. E il Maccus invece è sempre affamato, è un affamato Pulcinella, insomma, ecco, sarà poi Maccus, il Maccus. Si trattava di recitazioni improvvisate, anch'esse aggressive e volgari, simili ai versi fescennini, ma questa era una forma già vicina a quella del teatro vero e proprio. Infatti si usavano dei tipi fissi, delle maschere, quindi dei personaggi, come Maccus, Pappus, Buccus e Dossenus.